Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, buonasera, bentornati sul canale di Atleta League, il canale ufficiale del nostro torneo. Questa è una delle classiche serate in cui vi stiamo presentando man mano i caster che animeranno le grandi finali che inizieranno proprio giovedì su questo canale, ma non solo, vogliamo anche un po' ripercorrere tutte le fasi di qualificazione fino ad arrivare a conoscere quali saranno i protagonisti delle finali. Questa è la serata dedicata a Brawl Stars e con noi abbiamo la coppia che commenterà queste finali. Eccoli qua, abbiamo Alessandra che è una conferma dal primo torneo. Ciao Ale. Ciao. E poi Mister Ciao. DLS Davide che invece si unisce a noi in questa seconda edizione. Ciao Davide, come Buonasera. stai? Come stai? Ciao, ciao. Molto bene, molto bene. Voi Allora, vedrete Davide carichi? in modalità multitasking. Non vi spaventate se lo vedete fare gesti Cose strane. inconsulti. Ma è perché è in live anche sul suo canale, giustamente perché entrambi, oltre a essere i caster ufficiali di Atleta League, sono anche creator, streamer, insomma, di una certa navigata esperienza. Si può dire navigata, Ale, nonostante. No, Diciamo. oppure passi per vecchia, non si può dire. No, no. Vabbè, ormai rientri nei veterani, avendo fatto anche solo un torneo Atleta League, Ok, perfetto. sei una veterana. Veterano, perfetto. Mentre per Davide è un esordio sul nostro desk, non un esordio però per quanto riguarda il commento, o sì, raccontaci un po' delle tue No, esperienze. qualcosina ho fatto come commentary. Ho avuto il piacere e l'onore di fare l'anno scorso la Brawl Stars Championship direttamente in collaborazione con Supercell e anche una competizione europea. E quindi qualcosina si è fatto, diciamo, dai. Qualcosina giustamente si è fatto, però che differenza ci può essere appunto con Atleta League, che poi è un torneo amatoriale in cui player un po' da tutta Italia, forse per la prima volta qualcuno si confronta in una situazione di competizione in cui ci sono dei premietti così non da poco. In palio, Alessandra ha già tastato con mano Premi la da urlo! tensione. Sì, I famosi premi da urlo. premi da urlo. Però vi assicuro che i premi da urlo creano tensioni poi in fase finale. I team lo sentono. Ale Neanche poco. si ricorda una finale a cardiopalma del primo torneo. Sì, assolutamente. Anche se devo dire le semifinali sono state molto più sudate, poi la finale, ricordo, è andata dritto come un La finale treno. è stato sì, i Maple Schiacciasassi sostanzialmente hanno asfaltato tutti nella finale. Sì, poi noi avevamo avuto qualche, ti ricordi, piccolo problemino con le semifinali, Esatto, perché perché lo stesso giorno c'erano i mondiali del gioco, quindi quindi sono una stati dei cosetta problemi. così, però domenica questa invece andranno in scena le finali di Brawl Stars, ma le semifinali invece si giocheranno questa sera proprio mentre parliamo. E Davide, cosa ti aspetti da questo torneo? Belle partite, combattute soprattutto, poi vedo già dei nomi nel clan in cui sono stato invitato che non mi sono nuovi, quindi di sicuro si vedranno cose abbastanza interessanti. Poi Ah, questi tornei abbiamo già penso che degli spoiler, siano. quindi abbiamo già dei retroscena, dei Sì, nomi da poter qualche tenere nome non mi è d'occhio. nuovo, diciamo. Sì. Sì, Sono tutti anch'io miei guardo i allievi. nomi. Esatto. Sì, li ho tutti Conosco. cresciuti io, cioè che. Ah, ecco, No, c'è il sto vantaggio del scherzando corno. naturalmente.
Solo che io, essendo uno che non è capace di giocare, capito, devo vantarmi da solo. No, certo, ognuno deve avere il suo ruolo e mantenerlo. Ale, tu come sei invece, quanto a mani? Non ti abbiamo visto dai, giocare devo nel dire primo che torneo. Non sono male. Potremmo organizzarla una sfida lampo tra i due caster, proprio magari poco prima delle finali, giusto per vedere qual è il livello. Perché poi andrete a offendere i giocatori durante... Quello è il minimo, però giustamente prima dovete dimostrare le vostre capacità, perché se no chi si loda si sbroda. Devo, insomma, batterlo in pubblico, devi farti battere da una ragazza. Alessandra, ti ricordi che ti è arrivato il bonifico, né, oggi, quindi mi raccomando. Ecco, iniziamo subito, allora. mi sembra giustissimo. Comunque, tornando alla storia di questo torneo, oggi arriviamo ai playoff, alle fasi finali, mi sembra appunto dagli ottavi. Quindi abbiamo tirato fuori 16 team da ben 8 satelliti, cioè una cosetta non da poco. I 16 team che si stanno affrontando questa sera hanno quindi dovuto superare, non so, una media di quanti game a testa. Se non lo sapete voi, poi lo chiediamo dal coordinamento tecnico che ci segue costantemente. Però sparate un numero. Poi Giove, semmai, ci confermerà. Vabbè, considerate che ci sono stati 8 satelliti. Da ogni satellite sono usciti. Esatto. Meno, sì. Esatto. Giove dal coordinamento ci ha dato un numero stimato intorno alle 20 partite per ogni team. Quindi i 16 team che sono arrivati a stasera hanno già superato 20 game, mica poco. E per arrivare in finale, insomma, i due finalisti dovranno affrontare comunque altre sfide. Mm-hmm. Allora, sì, che poi sono, penso più partite, perché prima era best of one, invece adesso sarà sempre più, e dovranno vincere più match contro la stessa squadra. Alessandra coglie un punto importante, in effetti, perché da adesso nelle fasi finali saranno best of 3 di best of 3, se non sbaglio, ma poi la finale sarà best of 5. Esatto. E lì le cose si fanno interessanti. Best of 5 di best of 5, giustamente mi invitano a specificare. Da giocatori / osservatori, o come giustamente si definisce Mister DLS, scopritore, creatore di campioni, ormai hai la stigmate. Di talenti. Guru, di talenti. Che differenza c'è tra una partita secca così, vinta o persa, oppure la best of 3 o addirittura la best of 5 durante una finale? Allora, secondo me la strategia è un gioco dove la composizione dei giocatori, dei brawler, fa molto, dei personaggi che vengono scelti. Botta secca può essere anche sfortunato, perché magari ti trovi quelli che ti counterano, ovvero, come si può spiegare, counterare, danno fastidio ai tuoi personaggi in un modo particolare. Invece nelle best of 3 o best of 5 puoi studiartela, vedi cosa scelgono loro, e in base a quello puoi regolarti anche nelle prossime partite. Botta secca è un po' anche un mix di fortuna. C'è anche una componente di caso. Davide, per te sarebbe meglio una botta secca e via? Ma guarda, una botta secca via fa sempre bene, però ce ne sei... No, mi dissocio, scherzavo, era per dare un attimo di... per spezzare un attimo il Larry. No, però allora, io lo metto sempre... Cioè, queste partite, ma non solo su Brawl Stars, si possono confrontare anche sullo sport vero, nel senso che, cioè, una partita secca, che sia basket, calcio, anche su altri sport,
Cioè, possono essere anche i singoli episodi che determinano la vittoria di una squadra rispetto a un'altra, che non è per forza quella più forte. Invece, se si va già sull'andata e ritorno, piuttosto che come in Brawl Stars, diversi match, allora lì non è più episodio, fortuna, sfortuna, ma entra anche l'abilità dei player e l'abilità della squadra in sé. L'abilità e E nonché come. la tattica, come ci diceva Ale, ma appunto proprio dal punto di vista tattico, mentre vediamo qualche azione delle partite di qualificazione, dal punto di vista tattico. Ah no, questa è quella live, confermiamo. Ah, allora, quindi stiamo vedendo in questo momento uno degli ottavi in corso, chiedo conferma dal coordinamento tecnico, quindi dovrebbe Ah, BG ok. Bergen contro, scusami, Giove, BLR, Io questi esatto. nomi non li ricorderò mai. P di Palermo, no, Esatto. certo, Ale, dovresti avere un taccuino e segnarti i nomi, mi raccomando, è Sì, esatto. importantissimo. E poi all'interno di questo club, se non sbaglio, ci sono solo i capitani, può darsi? O sto dicendo una. Ci Una sono solo i cavolata, eh. rappresentanti nel Ok, clan, quindi il quindi. capitano del team. Esatto. Ok, sì, anche perché se fossero tutti. No, se fossero Ok. tutti sarebbe un po' complicato. Comunque, mentre quindi vanno in scena, stavamo dicendo gli approcci tattici. Quali sono i brawler che probabilmente potremmo vedere più frequentemente? È il mio. Oddio, allora, secondo me, come abbiamo visto appena in partita, se. Ok, perfetto. Ah, Ok. ok, E perfetto. poi si potrà fare un ban a testa, immagino. Ok, io quello che Ok. state sentendo voi non lo sento perché sono in live, quindi non lo sento. Ah, ok, aspettate, dobbiamo mutare. Ah, ok, Ale, se un attimo di coordinamento, se Ale muta Giove dal coordinamento tecnico, così lo sentiamo noi e non ci sovrapponiamo. Comunque, dovremmo avere la bracket completa che giustamente ci hanno fornito i nostri admin, che nel frattempo ricordiamoli sempre come facciamo ogni sera che ci è possibile, li ringraziamo perché gli admin di Atleta League ci permettono non solo di gestire il torneo, gestire i player, che vi assicuro non è un compito semplice perché sono tantissimi ovviamente, quindi innanzitutto il ringraziamento e la massima solidarietà ai nostri admin, come diciamo sempre, trattate bene gli admin, trattate bene gli admin, trattateli bene. Quindi ho interrotto Alessandra in tutto questo, cosa che non si dovrebbe No, no, fare. tranquillo. No, parlavamo dei brawler. Allora, personalmente siamo in un meta, ovvero un momento in cui si possono usare diversi brawler. Non ce ne sono alcuni che spiccano in particolare, secondo me. Quindi, poi vabbè, dipende anche dalla modalità in cui si gioca. Adesso nella partita di prima abbiamo visto Sandy, che è sicuramente un buon brawler un po' ovunque. Che appunto ha la capacità di rendere invisibili tutti i suoi compagni, quindi è molto forte. Ci sono altri brawler che curano, insomma, però secondo me se sono diversi, ora da elencare tutti non avrebbe senso. Allora, ma invece dal punto di vista di commentare queste partite, io mi metto dalla parte dello spettatore, un po' dell'ignorante anche, perché non è. Se, allora, Brawl Stars sembra un gioco semplice, tra virgolette, perché è un gioco mobile, perché appunto si gioca da telefono. Però ha delle complessità, a parte
partire dal numero di brawler. E un caster si parte dal presupposto che questi brawler li conosca tutti, ne conosca le caratteristiche, le statistiche, conosca le mappe. Quanto studio, quanto c'è bisogno di stare appresso non solo al gioco, alla sua evoluzione, ma anche ai giocatori, al modo di giocare? Quanto studio è necessario per castare? Allora, diciamo che se adesso entri in questo gioco, per l'appunto, come hai detto, è molto difficile perché ce ne sono davvero tanti. Siamo arrivati cosa? 46-47 brawler. Io ci gioco da quando ce n'erano 20, quindi ho partecipato all'evoluzione di ogni brawler che è entrato. E quindi adesso li conosco come crescere, le mie tasche. L'hai visti crescere. L'ho visti esatto, anche qualsiasi potenziamento è stato fatto. Quindi per me è un po' naturale, ecco, però immagino che chi invece ha cominciato più tardi con un numero elevato come questo sia più difficile ricordarseli tutti. Davide, quando hai iniziato tu quanti ce n'erano? Appena uscito il gioco l'ho installato, calcola che dalla beta... Dalla beta proprio appena lanciato nei paesi selezionati l'ho scaricato 2 giorni dopo e quindi proprio ti dico che giocavo ancora quando Brawl era in verticale e ha fatto un'evoluzione pazzesca, ma non solo grafica ma anche proprio nel mood di gioco e secondo me, cioè, è riduttivo pensare a un gioco mobile, cioè uno può pensare è un gioco mobile semplice, ma dietro delle complessità che c'è solo chi effettivamente riesce a capirle tutte, riesce anche a esprimerle nel gioco e quindi arrivare ad alti livelli, perché come hai detto tu, essendo che ci sono tante cose, per farti un esempio, ogni brawler ha 2 abilità stellari, quindi 2 abilità, 2 potenziamenti speciali e 2 gadget, quasi tutti ormai li hanno questi 2 gadget, quindi, cioè, devi riuscire in un team a coordinare 3 brawler, devi coordinare i potenziamenti, devi coordinare i gadget, devi avere un'armonia di gioco nel team per riuscire a vincere, cioè è davvero complesso, cioè è davvero davvero complesso, non solo per chi gioca ma anche per chi gestisce il team. Perché comunque io non sono, io dovrei essere l'ultimo a parlare per quanto riguarda il gioco, perché non sono un player bravo, io sono un player medio, un player che gioca for fun, ma effettivamente conosco e vedo gente che gioca seriamente e lì proprio, cioè, sembra un altro gioco quasi. Non so se Alessandra la pensa così o no, però, cioè, dal for fun al gioco competitive proprio può cambiare. Sono 2 giochi diversi, sì, è vero, concordo. Beh, questo devo dire che si era già, o meglio, io avevo avuto modo di notarlo durante proprio Atleta League, in quanto semplicemente non avevo mai visto, non avevo mai assistito a un competitive di Brawl Stars, però avendolo approcciato così proprio casual il gioco un paio di volte, la differenza era già evidente. Vorrei dire proprio, appunto, come ha detto Ale, 2 giochi completamente differenti. Ovviamente non volevo dire con il fatto che sia un gioco mobile che è un gioco semplice, no? Ma semplicemente che la percezione in qualche modo può essere, esatto, può essere questa, semplicemente perché non si gioca da PC o da console. E poi è uno di quei giochi che possono giocare veramente, veramente tutti. Esattamente. Nel frattempo io vi interrompo perché stiamo guardando la seconda mappa della partita di prima e andiamo in dominio. Continua quindi il sempre PLR versus BG Bergen. Ah, perfetto, quindi siamo alla seconda mappa. Speriamo di riuscire a sapere almeno i nomi dei 2 finalisti entro questa sera. Speriamo di essere qui, anzi sicuramente saremo qui per gustarceli. Però nel frattempo, e poi ringraziamo anche qualcuno della chat che sta donando dei beat e sta donando ai mod tutto l'amore di cui hanno bisogno. Esatto, perché i mod hanno sempre bisogno di molto molto affetto, mi raccomando. Soprattutto durante le live del torneo, perché ovviamente poi
in chat su Twitch si creano tifoserie. Non avete idea di quello che è potuto accadere durante le semifinali e finali di Atleta League su Brawl Stars, in cui si sono riversati proprio gruppi organizzati, qualcuno anche solo per la presenza di Alessandra, ovviamente, questo va anticipato. Tutti sappiamo chi. sappiamo tutti perfettamente chi, però sono convinto che Davide possa avere il suo nutrito gruppo di groupies che faranno altrettanto. È pieno, sì, è pieno. Le mie amiche. Giustamente ognuno ha le sue, ognuno ha le amiche che merita anche, immagino. Assolutamente. Se vuoi possiamo cedetele, cioè, conoscere. No, cioè, noi siamo qua disponibili, siamo ragazzi socievoli e insomma, facciamo ci amicizia dissociamo. Con tutti. Ci dissociamo facciamo Twitch, questo. Ci dissociamo. Dalla regia si dissociano. Dalla regia si dissociano. Ma vogliono partecipare. anche gli admin del coordinamento si dissociano. Esatto. Però Davide, le amiche tue sono rimarranno tue. Buon per te. No, cioè, lo spiego perché magari giustamente e te e chi ci sta seguendo adesso su Atleta League non lo sa. Cioè, io per amiche intendo proprio chi mi segue, quindi cioè tra amiche cioè, ci sono anche, anzi la prevalenza amici. È ragazzi, quindi cioè io i miei follower li chiamo amiche, quindi siamo tutte amiche, quindi... Ah ok, perfetto, questo spiega un sacco di cose, quindi è amic con l'asterisco praticamente. Scusate. Ho avuto un problema. Va bene, non fa niente, non ti preoccupare. No, perché c'è un niente, mi hanno fatto partire un alert e mi hanno tolto le orecchie, scusatemi. Se mi avete fatto domande, vi chiedo di ripeterle. No, non ti preoccupare, non c'erano domande. No, era semplicemente una mic con l'asterisco praticamente, quindi per non fare distinzioni di genere. No, esatto, cioè esatto. È una cosa che è uscita durante le live, è una cosa secondo me carina e simpatica, quindi perché no? Tutte senti, amiche... comunque nel frattempo stavo notando, come ormai va di moda, i vostri background, cioè una disparità incolmabile praticamente tra lo sfondo di Mr. DLS e quello di Alessandra. Esatto, mio è inesistente, chiamiamolo. Grazie regia. Davide, perché non presenti un interior designer ad Alessandra per la sua camera? Faccio io, ragazzi, non c'è problema. Ragazzi, vi spiego, sono venuta da poco a vivere da sola, ovviamente questo è quello che mi posso permettere. Penso che tra un po' migliorerò la situa. Va bene, allora partecipiamo tutti ad arredare, esatto, la camera di Alessandra. Anzi, esatto. Proponete suggerimenti, anche se io lo sfondo di Davide è apprezzabile, io ci farei un pensierino, una sgraffittata dietro il letto. Tolgo il letto, no, lo tolgo direttamente, faccio tutta la room figa e dormo sul divano, ci può stare. Anche, sarebbe perfetto, divano comodo, mi raccomando. E intanto Giove, aggiornaci sull'andamento della partita, perché siamo ok, quindi il primo ottavo è andato sul 2-0 per i PLR, quindi abbiamo un primo team già ai quarti di finale, giusto? Chiedo conferma. Perfetto. E andranno a sfidare il vincitore tra Kebabari e Spolletto. Grazie Andrea da non so più come chiamarla, chiamiamola sempre regia. Chiamalo coordinamento, va bene lo stesso. Dai, coordinamento. Sono travestito. Ah, nel frattempo acquisiamo cappelli, mi sembra giusto, questo lo porti per favore alla live.
per forza. Ci stavo pensando, però perché ormai abbiamo una bella collezione di copricapo interessanti che non farò vedere adesso perché sarebbero spoiler per tutte le live, ma faremo in modo che i caster abbiano dei cappelli appropriati. Ale, ti devi attrezzare, mi dispiace. Ottimo. Poi mi raccomando, fammi sapere dove hai preso il cappello di Nita, perché lo voglio prendere anch'io, chiaramente. I miei contatti, sai. No, aspetta, i miei contatti. Cioè, praticamente quei cappelli qua sono stati rilasciati Holly Cina. Quindi ci sono, ma in vendita da parte cinese. Anch'io, cioè, li ho dovuti prendere dalla Cina. Tra l'altro io sono stato uno dei primi in Italia a prenderlo a cavallo della pandemia. Quindi praticamente, proprio dalla prima. E mi è stato fermo in dogana tipo 5 mesi questo pacco. Cioè, ma cosa assurdo, guarda, che si aspettava un cappello giusto sudato lì, poi mi arrivava, lasciamo perdere. Vabbè, si ordinano le cose dalla Cina, poi ti bloccano il canale di Suez, è un attimo. Esatto. Se consideri che noi abbiamo avuto i premi del primo torneo fermi nei container da quelle parti per qualche settimana, che esatto, insomma ha reso semplicemente più facili le cose, no? Perché erano già fin troppo semplici. Allora, nel frattempo, mentre i nostri brawler se le danno di santa ragione, a questo punto, visto che l'abbiamo... Sì. Gli Spolletto, quindi stiamo già parlando di quarti di finale? È vero, Giove? Ok, quindi come ci avevano già anticipato dal coordinamento, PLR contro Spolletto è già quarti di finale. E, appunto, dal coordinamento ci promettono una partita vincente. Speriamo che lo sia e che vinca sempre il migliore. Ragazzi, comunque venite anche in chat a spammare le vostre preferenze. Ti fate come a dannati, fate sentire il vostro calore prima ai player, poi ai nostri caster. Anche i caster hanno bisogno di parecchio calore, chiedo ad Ale e Davide. Sì, assolutamente. Dobbiamo essere sostenuti. Quanto conta la community? Ok, penso, grazie. Ma era una domanda a noi? Non ho capito. No, non era una domanda. Stiamo per osservare King di Prama contro SF1. Okay. Va bene, ragazzi. Stasera va un po' così. Vediamo quello che passa. Eccoci qua, eccola qua. Dicevo una cosa importantissima. La community, i vostri amici, amiche, chiamiamoli come vogliamo. Quanto sono importanti? Perché poi abbiamo detto, l'abbiamo visto in chat, l'abbiamo conosciuti. I vostri, vogliamo sapere dei vostri, esatto, i vostri follower. È importantissimo. La community fa la maggior parte del lavoro. Sostenersi e appoggiarsi, supportarsi soprattutto è il massimo. Quindi che ci sia e senti la loro presenza ti dà la carica. Intanto io interrompo dalla chat per una domanda di Matteo. Ciao Matteo. Ciao Matteo, e grazie per tutto l'amore che hai donato. Di LS e Alessandra, come avete deciso di iniziare questo percorso e se sperate di continuare? Ah, sperate soprattutto, lo sperate? Allora, io personalmente lo volevo da tempo, poi ho trovato i mezzi per poterlo fare, ho investito sul PC, su tutto ciò che serviva per streamare, e mi sono... Ho iniziato a farlo l'anno scorso in piena pandemia, quando c'era proprio bisogno di tenersi compagnia e di interagire con le persone. Poi vabbè, il caster invece, perché mi è piaciuto questo gioco e mi piace castare essenzialmente.
DLS, come abbiamo, ormai abbiamo capito che hai un background anagrafico in più rispetto ad Ale, giusto? Possiamo dirlo? Sì, diciamo che cioè, sono partite insieme le due cose, perché io sono molto fan di Supercell e ho davvero, cioè, quello che vedete è quello che magari ha più valore all'interno del mio studio, perché l'ho lasciato infatti sul background, ma sono pieno di cose e è iniziato proprio insieme al discorso YouTube, perché sono partito da lì, poi con pause, non pause, riprese, non riprese, poi da inizio anno che sono rodato su Twitch e quindi, cioè, da cosa è nata cosa, diciamo. Ho iniziato a castare qualcosa con Clash of Clans, poi sono andato a castare qualcosa di piccolo anche su Brawl Stars, i primi tornei, e poi vabbè, sono riuscito anche a avere l'onore e la possibilità di castare la Brawl Stars Championship, e quindi sono onorato di questo, perché comunque è un torneo bello, bello peso, e quindi si va. No, va bene, quindi però hai iniziato un po' prima, Ale, hai iniziato praticamente da un anno, e ci faremo raccontare da un anno a questa parte che cosa è successo. E Davide, invece te hai un po' più di storico alle spalle, ci vuoi parlare? Sì. Cioè, hai conosciuto Brawl Stars, che era un poco più che un infante, e sì, si calcola che bene o male Brawl Stars ha avuto due boom, secondo me, poi magari dico cavolate. C'è stato il boom appena rilasciato, perché ogni gioco rilasciato da Supercell che è in beta, ogni gioco viene rilasciato, fa una sorta di boom. Lo è stato per Clash Royale, lo è stato per Brawl Stars, lo è stato per Rush Wars, lo è stato per Aide Pop, no, perché era un po' più un gioco di nicchia, quindi non ha fatto quella risonanza, quel boom. E Clash Quest adesso sta andando, sì e no. Comunque, stando su Brawl Stars, dopo questo boom è tipo morto, perché nessuno lo giocava più. Tutti lo davano per spacciato, per non uno che non usciva più, quant'altro. E io mi ricordo che dopo una pausa avevo ripreso YouTube, e oltre che Royale, Clans, così, portavo ogni tanto qualche video di Brawl Stars, e infatti ero io e altri due YouTuber, mi sembra, che adesso tra l'altro non so se fanno più video su YouTube, e lo portavamo. Poi da lì è andato verso il globale, e quando è uscito in globale poi effettivamente ha fatto un altro boom, perché dopo lì era accessibile a tutti, e quindi è partito effettivamente tutto il giro di Brawl Stars fino ad arrivare adesso. E adesso secondo te è un gioco come possiamo dire, stabile, solido? Se devo essere crudo, sta andando ancora bene, sta ancora ricevendo questo successo, diciamo, perché secondo me non ha competitor, nel senso che non c'è qualcosa che possa dargli del fastidio nel mobile gaming. Cioè, penso che sia la punta di diamante del mobile gaming attualmente, proprio come gioco in sé, come anche alla di eSports. Non ci sono giochi così. Quindi penso che il successo che ha attualmente è anche per questo. Secondo me, poi magari sto dicendo qualcosa che non è in realtà così. No, però. No, anche secondo me è uguale. Ma secondo voi invece il fatto che parecchi developer di videogiochi, insomma, si stanno un po' convertendo sul mobile, potrebbe essere un vantaggio o uno svantaggio per Brawl Stars? Cioè, potrebbe essere motivo di ulteriori stimoli a migliorarsi sempre di più, visto anche che, voglio dire, sono giochi che si svolgono su device che ogni 6 mesi si aggiornano potenzialmente. Questo è un vantaggio per un gioco mobile, o che ne allunga la vita in qualche modo, o no? Non mi volete rispondere?
No, no, facciamo rispondere lui. No, guarda, io ti devo essere... io ho delle amiche fantastiche che mi mandano urli in chat proprio quando tu fai domande per non farmele capire. Però io penso di aver capito che tu hai detto che ma sono le amiche tue, infatti, che... mica sono le amiche mie, giustamente. Ma guarda, è un casino, infatti... dovevo fare. Comunque, se non ho capito male, tu hai... non riesco, ti giuro, guarda, lo stiamo facendo apposta. Però se non ho capito male, correggimi se sbaglio, hai detto che ci sono dei giochi che da PC passano a mobile e questo può essere un discorso di svantaggio per Brawl, giusto? Di svantaggio oppure uno stimolo a migliorarsi, chiedo a voi. Allora, secondo me, se un gioco nasce su PC, se passa su mobile... può aver successo ma è limitato, perché comunque è stato progettato per un'altra piattaforma. Quelli che possono avere secondo me successo effettivo su mobile sono quelli che nascono da mobile, e ci sono stati parecchi giochi che ne sono la prova, cioè quelli tutti di Supercell, perché anche Clash of Clans e Clash Royale, anche se non sono più così di punta, sono quelli con il maggior seguito sul reparto eSport. Però ce ne sono tanti altri che hanno avuto successo ma non sono stati rilasciati prima su PC, quindi questa cosa io sono un po' scettico. Poi magari, cioè, quest'anno esce il gioco che da PC passa mobile e stravolge il tutto, però attualmente non vedo un gioco che, anche lo stesso Fortnite, c'è su PC, su console, l'hanno fatto anche su mobile, ma su mobile nessuno effettivamente lo segue come su PC, ma anche quando era in voga, secondo me. Beh, anche perché adesso è uscito anche Call of Duty. È uscito anche Call of Duty mobile. Ora esatto, anche Call of Duty, esatto. Wild Rift adesso stanno... Sì, vi sento. In chat che cosa sta succedendo dal coordinamento? Aggiornateci nel frattempo. Ok, grazie Giove. Nel frattempo i match stanno proseguendo. No, a proposito, invece, è iniziato il quarto PLR Spoletto? È iniziato, lo stavamo guardando prima. Ah, grazie per averci per avercelo detto. Non fa niente, vi si ama. Allora, ah, ok, qua ce n'è. A vedere, insomma, versus ITLDM, che mi pare fossero i finalisti dell'anno scorso. Sì, della settimana, sì, dell'edizione precedente. Perfetto, quindi abbiamo i co-campioni in carica, si può dire. I vice, va bene. Grazie Vischio per la correzione. E contro ITLD. Enzoma, esatto, infatti mi ricordavo questo nome che ad Ale piaceva tantissimo. Almeno è pronunciabile, è facile da ricordarsi. Esatto. Anche per a me saranno sempre squadra blu e squadra rossa, dai. Va più rapido. Ok, quindi ragazzi, partite da questo presupposto, anche se doveste arrivare in finale e vincere gli iPhone in palio, per Alessandra rimarrete squadra blu e squadra rossa, non si cambia. E interveniamo perché ci sono un po' le domande in chat che magari vi faccio un po' a raffica, sempre da parte di Matteo, che chiede: qual è il gioco Supercell che avete preferito? Mentre Mr. Ice Frank chiede: se non ci fosse stato Brawl Stars adesso voi non sareste qui. Che io cosa non avreste... sento però lui, non so se è normale. Ah, non ci senti, non lo senti, però va bene. Adesso allora, lo sentirai. Adesso mi senti? Sì, adesso sì. Okay. Sì, adesso sì. Allora, sì. Okay, la prima domanda sempre di Matteo è: qual è il gioco Supercell che avete preferito? Poi c'è Mr. Ice Frank che chiede: se non ci fosse stato Brawl Stars, adesso voi non sareste qui, che cosa avreste fatto? Allora, intanto allora, Davide si può scatenare in una classifica di giochi Supercell. Magari gli diamo 5 minuti per pensarci.
potrebbe essere difficile come scelta. Ale invece che cosa avrebbe fatto se non ci fosse stato Brawl Stars? Allora, io sono una gamer che viene da console, diciamo che ho giocato a tutti i Call of Duty che siano esistiti, quindi per me Brawl Stars è stato il primo della Supercell. Avevo provato Clash of Clans, ma sono una persona un po' impaziente, non piace aspettare. E già dover aspettare dei giorni, dei mesi per le costruzioni infastidiva. Di Brawl Stars mi è piaciuto proprio il fatto che non ci sia tempo per qualsiasi cosa, puoi giocare quanto ti pare. È stato un po' un passaggio perché proprio ho giocato a Call of Duty tutta l'adolescenza sulla PlayStation. E poi quando mi sono trasferita cercavo qualcosa di... era più facile giocare ovunque, insomma, quindi da mobile, e ho trovato Brawl Stars e mi è piaciuto un sacco. Se non avessi avuto Brawl Stars, probabilmente sarei ancora su console. E probabilmente saresti qua a castare COD. Esatto, Warzone. Esatto. Probabilmente perché sì. Perché tanto l'importante era avere qualcosa contro cui sparare in game, ovviamente. Esattamente. Era questo importante. Nel frattempo Davide si sta scervellando, vediamo le sue sinapsi. Avevo già la risposta pronta io, guarda. Ah, va bene, avevi già la risposta pronta, vai. Partiamo dal più basso al più alto. Ma no, guarda, io penso che se non ci fosse stato Brawl Stars a mani basse avrei giocato a Barbie Dreamhouse Adventure. È praticamente un gioco di Barbie mobile, bellissimo, perché puoi costruire cose, puoi far l'orto. No, ci ho giocato davvero. No, però è una battuta. Va benissimo anche quello. Io ero pronto a inserirlo senza nulla togliere le Barbie. Gli scherzi, penso che a prescindere se a uno piace o non piace il gioco, penso che Clash of Clans anche attualmente sia uno dei giochi migliori presenti sul commercio mobile. So che, come ha detto Alessandra, è un discorso lento, ma quello è un discorso di costruzione. No, ma infatti no, io parlo, cioè nel senso in generale mi piaceva, appunto ho iniziato pure a giocarci, però era un fattore mio che mi piaceva giocare tutto il tempo e continuamente, quindi quello. Ma stesso mio problema, infatti, perché anch'io non avendo tempo anche a stare a aspettare, a farmare quant'altro, è una cosa che a me è il gioco che preferisco, ma non riesco a giocarci. Ma la cosa bella di questo gioco non è tanto quello, ma è stato l'implemento delle war. Cioè, quelle effettivamente hanno fatto diventare Clash of Clans quello che adesso penso è il miglior gioco, perché lì, cioè, hai un'abilità che va oltre Brawl Stars davvero, perché devi comunque prepararti delle truppe. Cioè, se tu vai a vedere degli attacchi ad alti livelli di Clash of Clans, cioè loro calcolano la truppa, cioè proprio ci sono strategia. 220 spazi disponibili, loro ti calcolano l'arciere che vale uno spazio, che va in quella casella determinata nella base in cui attaccano. C'è una cosa fuori di testa, si studiano, è proprio, è lo studio, cioè è quasi una partita a scacchi, è proprio una cosa di mente da nerd incredibile. Io amo queste cose qua, ripeto, però ci va un sacco di tempo a studiarle, a provarle, a farsi il villaggio, quindi quello può essere un po' il problema, che tanti adesso partendo si trovano spaesati perché si trovano 14 livelli di municipio. Può essere comunque un vantaggio che adesso ci sono artefatti, pass che ti danno una mano, ma comunque può essere un po' sconfortante la cosa. Però davvero ad alti livelli penso che sia uno dei giochi più belli, sia da giocare se sei bravo, ma da vedere è una cosa spettacolare, cioè io non ho parole al riguardo. E anche Clash Royale nel suo ha dato anche delle belle cose come meccaniche, come schemi di gioco, anche quelli molto interessanti, perché anche lì, essendo fatto a quadratini come Clash of Clans, se tu sbagli a mettere una truppa su un quadratino diverso, cioè ti cambia totalmente l'attacco o la difesa, e quindi puoi andarla a perdere, e questo sempre ad alti livelli. Ma un po' anche come Brawl Stars, cioè l'attacco, cioè è tutto un discorso. Io non so come Supercell faccia a creare questi giochi così carini da vedere, da giocare for fun, ma così complessi e difficili da portare ad alti livelli. Quindi sono tutti giochi che sostanzialmente hanno due livelli quasi paralleli, no? Quello, il livello fatto per il casual player, just for fun, e invece poi quello da nerd accanito
che deve studiarsi le tattiche, il meta, le strategie, insomma, appunto, cioè la differenza tra l'amatoriale e il pro player, quello che dovremmo scoprire nell'Atleta League. Sì, esatto. Secondo voi qual è il team, cioè che cosa deve avere un team competitivo di Brawl Stars per permettersi, insomma, poter puntare a vincere un tournament come può essere Atleta League o come possono essere anche altri? Ma se posso dirti io, guarda, ho fatto diversi casting. Aspettate, io non vi sento ho più. Ho visto alcune partite. Non sempre il team più forte vince, sia in termini di player, sia in termini di comp. Perché tante volte il fatto della squadra fa tanto. Cioè, una squadra coesa che sa giocare insieme, anche se non ha la comp giusta, riesce a cavarsela in qualche modo, capito? E quindi stessa cosa anche se ci sono dei player più forti o meno forti, cioè no, la coesione, cioè, ti faccio l'esempio, non è che se metti Cristiano Ronaldo, con tutto il rispetto, nel Pro Vercelli, ho fatto un nome a caso, vince il campionato, cioè non è che i singoli ti fanno vincere, è proprio la coesione di squadra, no? E questo penso si veda assolutamente anche in queste partite che vediamo sia qua che in altri tornei, secondo me. Sì, la coesione secondo me è proprio tutto. Ho visto un sacco di player singoli essere forti messi in un team in cui non c'era abbastanza coesione. Anche perché a volte devi saper leggere il pensiero, devi captare la mossa che sta facendo il tuo compagno, anticipare. È un fatto tutto di coesione, non solo di forza, assolutamente concordo 100%. Il player singolo può essere forte quanto vuole, ma deve essere la squadra coesa. Ma invece essendo game velocissimi, ricordatemi quanto è il tempo di un game di Brawl Stars. Dipende anche dalla modalità. Da cronometro, no? Ogni mappa. Dipende più o meno, un range. Due minuti e qualcosa. Tra i due e i tre minuti praticamente si svolge tutto, sì. Quindi esatto. Un arco di tempo brevissimo in cui tre persone devono sapere esattamente più o meno cosa fare, sia rispetto all'avversario che ai propri compagni. E allora mi viene in mente quanta preparazione ci deve essere prima. Scusami Giove, ripeti che ti stavo parlando sopra. Ok, adesso andremo a trasmettere Cavalieri contro SF1, ma devo interrompere un attimo perché ci sono due domande alla chat per Mr. DLS. I tuoi colleghi Mr. Mario e Mr. Ice Frank sono molto interessati e vogliono sapere del tuo... Thomas, io non ti sento. Ti sento lontanissimo. Allora proviamo così. I tuoi colleghi Mr. Ice Frank e Mr. Mario sono molto interessati al tuo amore per quanto riguarda gli ortaggi, alcuni in particolare che non andrò a citare in questo momento. No, citiamoli, sono ortaggi. Deliziosi. Vogliono sapere che cosa ne pensi della zucchina, quanto ma ti piace. La zucchina secondo me va assunta almeno una volta al giorno, se posso definire così. Ma ripiena, fritta, il gratin, la julienne, ma insalata, guarda, lì sta cruda. Ma lì un po' al gusto personale, cioè l'importante è assumerla, poi nel senso... cioè. Uno può anche condire. No, dai ragazzi, torniamo. Le zucchine sono piene di vitamine e soprattutto le amiche di DLS sono pronte a tutto pur di metterlo in assoluta difficoltà. È evidente, questo ormai la tattica ormai è evidente. Però l'hai voluto tu di stare in live anche sul tuo canale, So che lo fai per il tuo pubblico e ognuno ha il pubblico che si merita. Chi è artefice del proprio mal pianga se stesso, esatto, oppure pianga la chat. Però invece vedi Ale come si costruisce meglio la sua community, che non dà fastidio. Io non sono in live. Ecco, perché altrimenti meglio prevenire che curare.
E a proposito di Ale, infatti Matteo dice che si può mangiare cruda, ma è bene anche condirla ogni tanto. No, ma è bello che loro non è che lo fanno perché si divertono, non è quello, loro si divertono a far sfigurare me, capito? Quindi lo fanno per quello, cioè, sì, sì, chiaro. Chiaro, la battuta in sé non mi sembrava divertentissima se non fatta rivolta a te in questo momento. È divertente la tua reaction alla battuta. Esatto. Quindi continuate in chat assolutamente a fare domande assurde a DLS sugli ortaggi, ma c'è anche la frutta, ci sono anche oggetti, possiamo iniziare a nominare qualsiasi pilastro sia apparso nella storia dell'architettura, che dite? Esatto. Possiamo procedere così tutta la sera anche volendo. Nel frattempo però saremmo qui per Brawl Stars e chissà quante zucchine stanno assumendo i nostri team. Nel frattempo qualcuno vince, qualcuno perde, no? Giustamente è fatto naturale. Scusateci, sì. ormai abbiamo preso questa piega, è tutta colpa di DLS, ovviamente. Sì, sì, sì. Venite da me. No, scherzo, venite anche qui domenica in live. Noi siamo a Roma. Se volete portare casse di zucchine a DLS, sono ben accette. Mm-hmm. A Roma abbiamo anche le zucchine romane. Non so se. E poi facciamo la magia e le facciamo sparire. Perché facciamo un contorno di zucchine e mangiamo a pranzo. No, perché esatto. Devolviamo le zucchine avanzate a chi ne ha più bisogno di noi. Giusto, questa è una bella cosa. Allora, nel frattempo noi vi volevamo chiedere anche la cortesia e il piacere di portare qualche gadget, qualche abbellimento da inserire nel nostro background per le vostre live, visto che Davide ne è io sono piena, come potete vedere ce ne ho moltissimi negli scatoloni, ancora li devi aprire, immagino. Va bene, però attrezzati. Nel frattempo, Davide, qualcosa da proporci ce l'hai da portare con te? Una bella mucca? Una mucca potrebbe essere ottima, e con le zucchine starebbe benissimo, indubbiamente. No, qualcosa... Allora, calcolando il viaggio, devo che sia anche trasportabile. Allora, ti faccio degli esempi, perché qua va bene, abbiamo un Groot Bubblehead che fa colore, insomma. Abbiamo un cappello di Timo, a proposito di cappelli, però è un po' fuori tema perché è più LOL, ma voi dovreste castare domenica subito prima la finale di League of Legends, quindi potrebbe essere a tema, però ecco, dobbiamo riempire un po' di background con cose di Brawl Stars, ci mancano e speravamo di poter contare sui nostri caster, ma Alessandra... Come spesso accade, non ci aiuta. Allora dai, vi porto questo. Ok, faccio vedere. DLS, poi ti dico, ti contatto. Amiche, scusa. Ti compro qualcosa. Questo ve lo porto. Questo esatto, piace. Proprio quello. Questo va perché benissimo. Se lo ordino adesso dalla Cina mi arriva la prossima edizione, probabilmente. Esatto, ti arriva buono per la terza edizione. Portiamo anche questo, anche se non lo mettiamo, che io c'ho in giro qualcosa nelle retrovie. Portiamo il cappellino, che anche qua c'è la storia dietro, perché non so chi lo sa, ma faccio storie io su queste cose. C'è il cappello di Brawl Stars praticamente, aspetta, forse devo far così perché ci sono due telecamere. No, okay. lo vedevamo. Praticamente questo è fatto in collaborazione con Brawl Stars, con la New Era. Penso che tutti conoscano la casa marca di New Era. Mm-hmm. Esatto. Mm-hmm. Il punto è il sotto. C'è chi ha il cappello così con lo sfondo blu. E quello è stato fatto in collaborazione, è stato dato in alcuni giveaway, è stato regalato. Questo con lo sfondo bianco praticamente è stato dato solo ed esclusivamente a chi è stato al rilascio globale ad Helsinki negli studi Supercell.
Quindi praticamente quello del rilascio globale, con lo sfondo bianco sotto così. È un pezzo limitatissimo. Teoricamente sì, con questa, vediamo se la trovo, scusatemi, ti sto tirando fuori tutto. No, no, vai, porta. Tutto, nel senso, fermi, intendo il merchandising. Non quando per, vai al negozio non per scopi o fini promozionali. Ah, che bello, vediamo, vedo la chat, non so se la vedete anche voi. No, no. Ah, ok, Mister Mario ha un'altra domanda per DLS. Me la segno, è andata via ormai. Ok. È sparito. Sì, così è un po' troppo piccola, però lo leggo. Ok, perfetta. Grazie Mattia dalla regia che mi ci aiuta nella... Grazie Rischio. Che ci fai vedere, DLS? Sto cercando di trovarla, ma se non la trovo... Datemi un secondo, intanto voi intrattenete che ma certo. Parlate di cose. Mate tutti noi speriamo nella salvezza del Cagliari, così lo diciamo senza vergogna. Ale, nel frattempo, visto che Davide sta cercando i suoi mille gadget, ricordiamo un po' di premi di questa edizione, perché... Non avremo solo i premi per i primi tre classificati, ma a questo giro ci siamo svenati proprio e partiremo a dar premi dall'ottavo team classificato. Quindi praticamente tutti i team che adesso stanno accedendo ai quarti di finale sono team che già andranno a premio. Con gift card su Play Store e Apple Store fino ad arrivare... agli ambitissimi iPhone 12 mega super. Bellissimo. Alla fine l'avevi ricevuto anche tu l'iPhone? No. Io? Non mi è arrivato. No, perché hai scagliato subito al torneo. Se fossi stata più brava. Infatti ho pensato di partecipare. Però alla prossima partecipo. Ok, allora nel frattempo ci sono domande probabilmente delle amiche di Mr. DLS che continuano a volerlo mettere in assoluta difficoltà. Nel frattempo, Davide, mentre cerchi, perché non sei passato alla Champions a cui hai partecipato? Non so a quale Champions si riferisca, AC Siri Official. Ma la Brawl Star Championship? Credo di sì, non credo che si riferisca alla UEFA Champions alla UEFA Champions League. No, perché... Ma inteso perché non sono andato a giocare? Penso di sì. Mi sa perché non sei passato. No, perché... Cioè, no, raga... non sono capace. Lì si parla di competizione mondiale, cioè, quindi... cioè, non gioco neanche il torneo della nonna Brawl Stars, quindi... Sarebbe proprio impensabile che vado a giocare la Brawl Star Champions, ma neanche come riserva della riserva. Quindi Mr. DLS non va a giocare la Brawl Star Championship per onestà intellettuale, sostanzialmente. Sì. In realtà allora... dico questo, poi cioè non vado perché vincerei troppo facilmente, umilierei tutti e quindi non voglio che la gente ci rimanga male, quindi... Sto puoi dare spazio anche agli altri. Sì, esatto, basta, cioè... Troppo. Allora, c'erano delle domande sopra mentre Mister Mario continua a darti dello scarzone per non dire fa bene. E salutiamo Ant per l'ottimo lavoro che fa ogni giorno, è un amico dei Mister sempre che potete. Peter Pan, siamo qui apposta, però a questo punto vogliamo sapere chi è Ant, Mr. DLS, in che cosa è un mio lavoro. Mod. Ah, ok, quindi, mio mod. Sì. Come ogni mod ha bisogno di amore e noi glielo dispensiamo. Sì, infatti lo offendo ogni live. DLS non gioca perché umilierebbe anche chiunque. Questo penso che sia Matteo, che è la best amica di Davide in questo momento.
E tra pochissimo, poco, noi andremo a vedere Cavalieri contro Espolletto. Forse, vediamo. Comunque possiamo dire che le groupies di Davide battono 1-0. Provata comunque. 1-0 gli amici invece di Alessandra, come li possiamo chiamare? I bimbi di Alessandra. Beh, allora, sono, è già preso, calcola. I bimbi. Io le chiamo le spinacine oppure gli unicorni, dipende da come mi le gira. Le spinacine? Ho sentito bene. Bellissimo! Le spinacine. Bellissimo! Sì, esatto. Quelle... No, vabbè, è stupendo. Oh, quella maglia. Sì, anche è stupendo. Mi piace. Segniamocelo. Spinacine, sono... spinacine del mondo, unitevi. Esatto. No, però comunque adesso... le verdure c'entrano sempre. Cioè... Esatto. Tu giri e rigiri, le verdure ci sono. Almeno verdure quelle sono a foglia lunga, dai. Esatto. Promuoviamo un messaggio sano. Esatto, esatto. Un'alimentazione sana e differenziata. Ma perché spinacine? Adesso spiegacelo, per favore. Allora, è un aneddoto che quando giocavo in un team pro... durante un torneo che non mi ricordo minimamente quale fosse, dovevamo giocare e io invece di giocare stavo lì che giocavo con una mano e cucinavo le spinacine con l'altra e mangiavo e me ne fregavo altamente di tutto, e quindi niente, da lì hanno iniziato a chiamarmi spinacina e poi si è evoluto. è evoluta. Ok. Dai sorcini di Renato Zero alle spinacine di Alessandra BS. Bellissimo. No, perché dovete sapere che... ok, quindi dovremmo fare una fornitura, lo dico alla produzione, mi raccomando, sabato Alessandra mangia spinacine. Avevamo in programma matriciane, cose, ma no. Un pacco di spinacine. Io. Sì. Facciamo spinacine a lei, io mangio la sua porzione di amatrice. Allora... va bene. Matteo OP chiede se siete emozionati nel castare un torneo così importante con premi in palio così importanti, aggiungo io. Io sì, molto. Vabbè, tu ormai sei navigata. Anche la scorsa volta ero molto emozionata, poi mano a mano che vai. Beh, sì, poi dal primo game già si va sciolti. Sì, esatto. Immagino invece l'emozione di Davide nel castare qui, quando qui ci saranno tutte le sue amiche a metterlo a suo agio. Assolutamente. Io sono costantemente emozionato, cioè è uno stile di vita essere costantemente emozionato, quindi cioè, si vive sull'emozione. Ok, quindi nel frattempo Mister Mario... noi guardiamo Contesse contro Insomma. Ah, grazie Vischio dal coordinamento. E Giove invece dall'altra parte, questo è sempre un quarto, vero? Un quarto di finale, Ah, ok, va bene, però le cose esplodono, non ti preoccupare, poi tornano al loro posto, mediamente. Speriamo, esatto. Va bene, nel frattempo scorrono e corrono i quarti di finale. Vischio, avevi qualcosa sulla punta della lingua? No, che la chat non sente Giove, quindi... quando lo senti ti conviene ripetere quello che dice. Sì, no, cerco di ripeterlo, hai ragione, grazie. No, infatti stiamo vedendo un altro quarto. Ti ricordi quali sono i nomi dei team? I nomi di team sono Contesse contro Insomma. Insomma. Le mie contessine! Sono Cavalieri, mi dice Giove, contro... Sono i Cavalieri contro i Polletto, non le contesse, né contessine né Insomma. Allora, però sono nomi che si possono ricordare questi, quindi qualcuno passi. Sì. Ok, no, questi sono,
sono i nomi che praticamente Alessandra tifa per i team con i nomi semplici. Esatto, esattamente. Quindi più il nome è semplice, più io tifo per voi e il mio tifo fa parecchio. Tanto adesso io ho già capito che chiameremo questi team con nome di verdure domenica. Chiaramente. La zucchina chiaramente. Colpito. Zucchina contro spinaci, zucca contro patate. La zucchina... Lattuga contro, non so, barbabietola, non so, fate voi. Hai già finito il tuo elenco di vegetali? Di verdure. Solamente. E poi vabbè, dalla chat ovviamente iniziano a chiedere di voler vedere Alessandra cucinare spinacine mentre Mister DLS mangia zucchine crude. Cercheremo di accontentarvi per quanto possibile. Le zucchine le rimediamo. Vedremo cosa possiamo fare per le... Le spinacine sono un po' più difficili. Non castiamo più il torneo, facciamolo in cucina con Mister Ale. Esatto, un cooking show di cui non sentivamo assolutamente la necessità. Probabilmente nessuno. Però vabbè, c'è chi vuole vedere Ale cucinare le spinacine, quindi noi cercheremo di accontentarvi. Nel frattempo in chat cosa succede? Fatemi vedere, perché si stava innescando un discorso abbastanza interessante, ma al di là del verdurame vario, mentre di là stanno continuando a giocare. In realtà al posto di zucchine i sub di Mister potevano essere fenicotteri. Era indeciso tra zucchine sì. E fenicotteri. Davvero? Davvero o è una... È una no, trollata. Il fenicottero in realtà non nasce da me. Solo che andando magari in qualche live a rivedere dei video su YouTube siamo incappati in un canale di una ragazza che ha... Questo non è un logo, è una, cioè tipo mascotte il fenicottero, quindi diciamo che è lì nato il tutto dei fenicotteri. E faceva un po' ridere. Ah, un usava po' i fenicotteri. No, nel senso, no, mi disse, cioè nel senso è un canale molto piccolo, nel senso che lei ha 13 anni, quindi cioè, mi disse, era proprio lì il fatto che faceva ridere, cioè che parla di fenicotteri, a questo è, cioè nel senso un po', era meglio che aveva una bambola come mascotte, cioè, dico. Però non entriamo in questi discorsi, poi non ne so più uscire. Ok, ti faccio uscire io. Che cosa ne pensi di Eros? Si chiedono dalla chat, aiutami a capire di cosa... Magari Eros. Eros, tipo. Certo. Tipo. Davide, era per te. Scusatemi un secondo perché i miei carissimi follower mi hanno assordato per un secondo. Se mi date 2 secondi così sento. Scusate. Do un po' di più perché stiamo per trasmettere Cavalieri contro Polletti. Ok. Ah, però... eccoci. Scusate. Che dovrebbe essere il terzo game, giusto? No, mai. Non è mai vero. Però almeno il secondo sì, sicuramente. E allora no, possiamo girarla ad Ale nel frattempo la domanda sui... No, ci sono, sento adesso. Ah ok, bentornato DLS. Cosa ne pensi dei giochi Supercell che sono in uscita, staranno per uscire invece? Ma io penso che due si bloccheranno la beta per quello che ho visto negli anni da Supercell, quindi Clash Quest e un altro che non mi ricordo il nome, scusate. Penso che si fermano alla beta. In realtà invece Clash Heroes, se promette quello che ha fatto vedere, molto probabilmente sarà un gioco che ne sentiremo parlare abbastanza a lungo. Potrebbe scalare la vetta delle tue preferenze addirittura? No, preferenze, cioè in termini di visibilità dello stesso gioco, cioè come ha fatto Brawl Stars potrebbe fare lui ancora di più, perché ha uno schema nuovo di gioco, anche se tra virgolette simile
a quello che possiamo vedere anche in League of Legends come gioco, però con i personaggi di Clash of Clans. Clash of Clans, Clash Royale, perché sono di tutti e due i giochi. Quindi, secondo me ha del potenziale, però ecco, cioè, ho visto poi che due pezzettini di video in una presentazione, quindi è ancora acerbo per dare giudizi. Però ecco, se devo espormi in questo momento e essere sincero, secondo me uno ha del gran potenziale e gli altri due non lo so. Cioè, perché comunque io Supercell vedo che si sta spostando verso i giochi che comunque hanno una finestra sull'eSports, e gli altri li faccio fatica a vedere in un termine eSports, almeno, ripeto, solo nel termine in cui li ho visti in presentazione. Rimandiamo i giudizi poi quando escono e si possono giocare effettivamente. Ale, hai avuto modo di vedere anche tu qualche cosa, qualche anticipazione? Ho visto le presentazioni e concordo con lui che i due giochi sono così, invece uno promette bene, ecco, però sì, dalla sola presentazione non si può stare troppo. E Matteo Pio aveva fatto una bella domanda o no? Vischio, aiutami a capire. Semmai... Allora leggi, Matteo P chiede quanto volete bene a Vischio e Among Sus gli vuole tanto bene. Sì, però a Matteo... Parla in terza persona. Ah, chiaramente. Non credo che fosse quella la bella domanda a cui si riferiva, ma a Matteo però... Era proprio quella la bella domanda. Era proprio quella, ok. Ora vogliamo sapere la domanda. La domanda era quanto si voleva bene a Vischio, che ovviamente è quella voce che sentite interromperci ogni tanto, e oltretutto il moderatore della nostra chat. Quando la sentite? Andrea Buzzao, no, veramente, a parte gli scherzi, oltre ad essere il moderatore, è quello che vi banna appena rompete le scatole in chat, è anche... redattore, capo redattore eSport di Atleta News, è lì ad aiutarmi in questo momento di estrema difficoltà, perché voi siete emozionati indubbiamente, io a volte mi trovo in difficoltà perché sono qui per conoscere voi, ma anche per conoscere un po' meglio sicuramente Brawl Stars, perché poi io non faccio non mi faccio scudo di niente se non so una cosa, se ne ignoro le componenti, io chiedo, faccio domande. No, il ban no, Mario, lo so, però ognuno si becca i ban che merita. Ale, hai mai bannato qualcuno dalla tua chat? Troppi. Anche se è un divertimento dei miei moderatori. Ah, ok. I miei moderatori si divertono a bannare le persone. È una goduria che lasci a loro, giustamente. Non ti sporchi, sì, le, esatto, mani. Esattamente. Come la regina di Alice, insomma, tagliatele la testa. Tagliatele la testa in chat, ovviamente, in contesto fittizio, esatto. Ci dissociamo da pratiche macabre, siamo contro la pena di morte, anche per chi commette reati in chat, possiamo dirlo? Vischio vi taglierebbe la testa volentieri, questo è chiaro. Nel gioco, ovviamente. Nel gioco. Nel gioco. Davide, te invece... Amiche che sei stato costretto a bannare, tuo malgrado, io, ovviamente. Delle volte mi vengono a insultare e io gli do il VIP o il mod per qualche minuto e niente, si trovano un po' spiazzate delle volte. Alcuni continuano, altri non li vedi più. Perché io agisco, sono uno psicopatico, no, nel senso, no, scherzo, però voglio agire cioè loro si aspettano che tu li banni, capito? Loro si aspettano che tu gli rispondi qualcosa, ti arrabbi, invece è quello che, cioè loro, devi fare la mossa che loro non si aspettano, io faccio questo per vedere come reagisco. Contromossa. Sì, mi sembra, sì, quindi, una mossa più che azzeccata. Divertono, infatti, o se no gli do ragione, tipo vengono a fare i saputelli, se ti danno della zucchina offendere. Tu giustamente, io sì, ma sai quanti mi sono venuti da dire
che ho cambiato orientamento così, perché non capiscono l'ironia della cosa. E, ma loro lo fanno davvero, ti vengono magari tra virgolette ad offendere. Ti giuro, io muoio, ma dalle risate, perché con queste cose metto alla prova, tra virgolette, la testa di alcune persone, perché voglio capire se arrivi all'ironia che voglio trasmettere o no. E se tu la prendi negativa nell'altro lato, mi fai ridere a bestia, davvero, quindi... Cioè, boh, io mi diverto così. Poi sono totalmente sulla tua lunghezza d'onda, guarda. Agirei anch'io così. Se avessi qualcuno da bannare sulla mia chat, no, non chiedo altro, in realtà. Non capisco perché non mi concedono questo onore. Allora, devo dire che ci sono delle persone che hanno proprio il fetish, cioè vengono e dicono, mi banni? Un sacco di persone, più di quelle che immagini vengono in chat a scrivere di voler essere bannate. Cioè, si è passati dalla frustata al ban, è questo? Esatto. Va bene. Prima o poi analizzeremo anche questo, perché siamo sempre curiosi di conoscere, no? I meccanismi sociali che portano poi alcune persone a preferire avere certi atteggiamenti. Ma invece due o tre volte che in chat ci chiedono, o meglio chiedono a DLS, cosa ne pensi di Corinna. Io di Corinna ne conosco solo una, guardava in camera e... Cheat, era una cagna. Devono smetterla. Ma devono smetterla, è quello il punto. Ah, beh, smettetela. No, vabbè, anche lì è sempre il discorso che dei fenicotteri, perché guardiamo i video e Corinna Navoni Corinna è quello che viene fuori. È praticamente la compagna di Mattis, che in realtà si chiama Nina, però in realtà si chiama col nome completo Corinna Navoni, quindi mi vengono a chiedere cosa ne penso di quelli, la fanno i simpatici, no? Solo che qua non posso rispondere, perché tu ovviamente avrei già live, perché non voglio tirare giù tutto, quindi dopo risponderò in dovuto modo a queste persone in privato, in pubblico privato. Allora, nel frattempo invece, esatto, in chat sta succedendo qualcosa, perché qualcuno ha scoperto che sfruttiamo sostanzialmente Vischio in ogni modo. Vorrei sottolineare che durante tutte le live di Atleta League nessun moderatore è mai stato maltrattato per nessun motivo. Vischio è un caso particolare, è un caso eccezionale che, potendo fare tutto, viene impiegato in tutto. Non vedo perché. Sono scelte aziendali, Mister Mario se ne faccia una ragione. Vischio, giustamente, vedete, non risponde perché sa perfettamente. Perché a cosa non posso andrebbe rispondere, chiaramente. Quanto sfruttate invece voi i vostri mod? Ecco, andiamo sul tema caldo. No, poco, dai. DLS no, ne avrà almeno 4-5 di moderatori. No, io ne ho tantissimi, ma nessuno fa un cacchio. Cioè, non so perché io faccio... Io faccio i mod, ma nessuno fa... No, adesso quelli che ci saranno mi stanno sentendo, vorranno picchiare. No, scherzo. Allora, a me succede così, quando non c'è nessuno, cioè quando ho pochi spettatori, metà sono mod. Quando ho tanti spettatori, sono solo io. I miei mod spariscono, se ne vanno, non so cosa capita. Sempre non così. Non sono mai dove dovrebbero essere, su questo sono perfettamente d'accordo con voi. Esatto. Nel frattempo, va bene, ormai ho capito che tutte queste domande su cosa pensa Mister di qualcosa sono trollish, di cui io vorrei sapere tutto, ovviamente, da fino in fondo. E Gaetano te la faremo avere sicuramente, stanne pur certo. Gaetano vuole la camicia sudata di Bomber. Un altro discorso. Ok, grazie Giove. Ok, grazie ricevuto. Alessandra. Cosa? No, niente, non succede niente.
Alessandra, c'è Matteo che ti chiede per favore di lasciarlo andare perché lui dovrebbe studiare per un esame. Che cosa, come stai sfruttando il tuo moderatore? Ecco, mi sa che esatto, uno dei miei moderatori. In che modo allora ti sto sfruttando, Matteo? Scusami, non ho capito. Però se lo dice lui è evidente che c'è qualcosa, perché lo stai trattenendo qua contro la sua volontà, evidentemente. La sua volontà. Allora, quale esame? Cosa devi studiare alle 22:30? Ecco, cioè, dai. No, esatto. Poi, ragazzi, all'università ci siamo stati tutti. Studiare dopo una certa ora è deleterio. Fa male. Fa male allo stomaco e ai polpacci. Quindi ve lo sconsiglio. Ma poi lui non è neanche all'università, quindi non so di che esame parli. Magari quello. Magari un esame medico, non lo possiamo dire. Esami del sangue. Ok, Giove, ci vediamo dopo. E nel frattempo, mister, però, Vensu Need Hunt sta spammando da un po' di tempo, te la devo fare. Sei a quanto pare un esperto di fumetti? Sapevo. No, l'aspettavi questa? Ma sì, ma lo so che mi prende in giro. Ma tra l'altro, quello che ti sta spammando con la domanda è lo stesso che mi trolla con le donazioni, che io praticamente ho un alert che con un tot beat parte un urlo che praticamente non si sente più niente, no? Ah, ok, e poi quindi è lo stesso che ti sta trapanando un orecchio. Esatto, esatto. Quando voi fate le domande, lui mi butta lì la donazione apposta, così mi mette in difficoltà. Lo stesso. Quindi, ma no, c'è stato un qui pro quo su quel fumetto e niente, ma è tutto stato risolto. Quindi, ma praticamente tu stai ingaggiando delle lotte, delle battaglie morali con altri canali Twitch che vai a commentare in qualche modo. Cosa sono queste storie? No, allora, diciamo che ho fatto una sorta di The Cringe Show, andando a vedere il parto cringe su YouTube, cioè nel senso a ridere insieme di cose che sono eclatanti, no? Il punto che alcuni giustamente mi hanno fatto notare che c'erano alcune dinamiche un po' troppo spinte, allora abbiamo tirato un po' più i remi in barca, ma io non ho nulla contro nessuno perché... Cioè, devo avere qualcosa contro chi, ma per cosa? Cioè, niente contro nessuno, ma infatti si è risolto il tutto con tutti, quindi... Cioè, lo sto continuando a fare in altre dinamiche, in altre circostanze, ma, ripeto, è solo fatto assolutamente per ridere. Il motivo principale è quello. Anche perché rido io per primo, quindi... No, immagino, anche perché poi se la gente se lo ricorda così tanto e così bene... va bene, sì, sbattere fumetti a terra evidentemente è quello che piace fare a DLS, soprattutto un determinato titolo di fumetto, stiamo parlando di un autore, senza fare nomi, eh? Ah sì, ma è stato tutto per goliardia, tanto io ho già risolto con lui, quindi non c'è nessun tipo di problema, ma ripeto, ma anche perché non c'era niente, cioè, riguardando, per carità, ho dato già ragione a lui, ma non c'è... proprio, cioè, io ripeto, faccio tutto quello che avete visto, non perché c'è qualcosa contro qualcuno, ma per ridere. No, vabbè, ma è giusto, io anche vado in giro su YouTube, ma anche Twitch offre delle opportunità clamorose da questo punto di vista. Ma basta, sì. basta mettere una piscina e si può fare veramente qualsiasi cosa. Esatto. Non so cosa scrivere, non so perché, però noi salutiamo, ciao QWO che si è unito a noi. Ma nel frattempo vogliamo ricordarci che c'è un torneo in corso di Brawl Stars, ottavi e quarti di finale. Dall'altra parte mi sembra che Giove ci ha messo un attimo in stand-by per... procedere al lavoro di admin. Matte, ribelliamoci, non lavoriamo più nelle stream di Ale, vediamo cosa fa senza di noi. Attenzione, Ale,
Morgan Six alza il Riot. Allora, facciamo una cosa. Dopo. Ale, qua c'è una situazione... una situazione da risolvere, esatto. C'è bisogno di tutta la tua capacità diplomatica. Devi tenerti i tuoi mod. Quali benefit possiamo concedergli? Non si sfruttano i mod, Ale. Non è carino. Ah, se i miei mod sono sfruttati, guarda. Ma no, sono tranquilli, dai. Non sanno dove andare. ce la vediamo dopo, ragazzi, ce la vediamo dopo. Va bene. Alessandra va aspetta fuori scuola, come si usava. Zaccaria, certo che ci sarà un Atleta League 3, un 4 e un 5, finché ci regge noi saremo qua. Samuele nel frattempo ci chiede di chiedere a Mister DLS il significato del suo nome. È l'acronimo del mio nome, molto semplice. Come? Come? Semplicemente. È l'acronimo del mio nome, molto semplicemente. Sono le iniziali del mio nome. Ok, quindi era una banalità. Mister sì, DLS, sì, il tuo nome. Io sono uno con molta fantasia. Sì, mi piace spaziare. Ah, la mia, guarda, di fantasia non è arrivata neanche Philly. Ha aggiunto un underscore tra il suo nome e BS, Alessandra. Per questioni grafiche, giusto. Non per altro. Perché Alessandra BS era già preso, probabilmente. Esatto, esattamente. No, perché sì, il mio no, secondo Alessandra account, ti serve? No vabbè, comunque non è neanche il mio nome ufficiale, ecco, lo sto ancora cercando. Un nome ufficiale per quanto riguarda Twitch. Sì, esatto. No, pensavo che mi dicessi che non ti chiamavi Alessandra nella realtà. No, è il nome d'arte. Mi chiamo Carlo. No, purtroppo è il mio nome ufficiale. Io nei giochi mi sono chiamata sempre Ale, però Ale non funziona. Devo trovare qualcosa. Esatto. Quindi invitiamo tutti a proporre Nick per Alessandra, che anche Ugo andrebbe bene a questo punto. Perfetto. Ciao Gabriele, noi stiamo benone, qua ci stiamo divertendo. Giove non è tornato, vero, nel frattempo? Giove, vi ricordo, è il coordinamento, l'admin che sta seguendo tutto il torneo di Brawl Stars, ci sta aiutando a seguire anche le partite che vanno o non vanno in diretta in questo momento. Non è tornato, ma ci vuole informare nel frattempo che gli Azpolletto hanno battuto i Cavalieri con 3-1. Risultato di 3-1. Azpolletto contro Cavalieri 3-1, quindi... gli Azpolletto sono in semifinale a questo punto, dovrebbero. Aspettiamo le conferme. Allora, Gabriele nel frattempo ci chiede, anzi vi chiede, immagino, quale sia il vostro brawler preferito. Lui tra Bea, Leon e Brock. Ale, qual è il tuo brawler preferito? Ne hai citato già uno? Tra questi tre? No, quelli sono i suoi tre preferiti. Ah, ok. A me piacciono quelli che sparano da lontano principalmente, quindi dico Piper. Mister? Il tuo brawler preferito? Sì, te lo faccio vedere. Non lo vedo perché c'è la chat in questo momento. No, scusa, sto facendo la foto perché girare la webcam del PC mi è difficile. Ah, va benissimo. Vediamo se riesco a fartelo vedere con la foto. Ora avrà un brawler a grandezza naturale. Ecco questo, mi sono fatto fare il murales di Mortis praticamente. Mortis. Ma come Mortis? A nessuno ama Mortis. In realtà io lo amo, ma perché...
Io essendo proprio uno che ha scaricato subito il gioco, e chissà quanti altri come me, non per... però era effettivamente l'unico brawler che era diverso in quel momento, che aveva una dinamica diversa all'interno del game, e in più aveva quest'area tenebroso, no? Perché comunque, cioè, rappresenta l'aldilà, cioè nel senso che le robe lì macabre, no? E quindi a me è sempre piaciuto e ho avuto sempre questo amore e odio, perché non lo so usare. No, e quindi niente, questo amore e odio, e me lo, cioè lo amo a mortis, e quindi me lo sono fatto proprio a grandezza naturale qua nello studio. E niente, questo, quindi c'è sempre più bisogno di arredare la camera di Alessandra o Ugo BS, come volete chiamarla. C'è questa necessità. Davide però ne ha in abbondanza, sono sicuro che ti porterà qualche gadget per abbellirla. Grazie, gentilissimo. Quante... Il mio sogno più che altro è cambiare casa e arredarmi una stanza proprio solo così come la sua. È bellissima, è un sogno. Spero di uscirci. Allora, Gabriele invece continua a chiedere quante coppe avete. Qua c'è un... parte subito la sfida a chi ha più coppe o chi ha la coppa più grande. Ah, naturalmente lei, a prescindere. Cioè, è lei il top. Cioè, se qua qualcuno ha le mani, quella è Alessandra. No? Cioè... Ma non gioco... Io ormai non gioco da tanto, quindi le coppe mi si sono fermate da mesi. Sono 37.500. 37.700, non so quante. Oh, io ne ho 10.000 in meno. Scusa, Vischio, non ho capito dal coordinamento cosa... Mi è scappato un meco, ma giusto perché io ne ho 15.000 in meno, ma non per altro. Ah, va bene. Era un'esclamazione. In francese, me coglioni, sarebbe un quanto. Vabbè, si capiva. Allora, quando è venuta Alessandra qui a Roma la prima volta, c'è stato un momento di, confronto tra modi di dire, termini. I nostri caster vengono un po' da tutta Italia e questo ci ha dato modo anche un po' di confrontarci. Ma io ho notato una lacuna importante nel bagaglio culturale di Alessandra, che spero sia stata colmata nel frattempo. Perché stando nei luoghi natale di Michele Zero Calcare, Ale mi ha confessato di non conoscerlo. Quindi rivolgo intanto la stessa domanda a Mr. DLS, perché adesso inizio a mettervi in difficoltà un po' anche io. Easy. Lo conosci Zero Calcare? No. No. Incredibile. No. Abbiamo due una necessità. Due su due. Nel frattempo, dalla regia ampliano le braccia proprio, le spalancano. A questo punto, non capisco se sia una disparità generazionale. Chiedo alla chat di sostenermi in questo. No, perché i nostri caster avranno alloggio, ospitalità in una bellissima struttura che ci ha già ospitato nel primo torneo, che si trova proprio nel quartiere romano di Rebibbia, dove Zero Calcare nasce e cresce, e per questo mi era venuto in mente di chiederlo. Se vi fa piacere saperlo, siete in ottima compagnia, perché quasi nessuno dei caster che è venuto conosceva Zero Calcare. Sarà un'occasione per approfondire, indubbiamente. Nel frattempo, Giulio, ti interrompo perché probabilmente non l'hai notato dalla chat, ma nella chat noi salutiamo Bomber, che vuole chiederti se hai latte in mente anche stasera. Ciao Bomber! Eccolo qua. Non manca. Allora, adesso andremo a vedere una semifinale, che sono gli Insomma contro i Crazy Masters. Vabbè, anche questi facili, Ale. Sì, dai. Insomma, i Crazy Master tipo per loro. In semifinale, quindi potrebbero... tra i due ci sarà sicuramente il nome di una delle finaliste.
sono abbordabili tutti e due, dai. Dai, dai, diciamo di sì. Amo gas, eccetera, eccetera, probabilmente è arrivato in questo momento in chat facendo una domanda importantissima. Conoscete il gioco Brawl Stars? Mai sentito parlare? Cos'è? Ciao Amogus, siamo qui, siamo Atleta League, stiamo commentando e vedendo le partite di qualificazione del torneo di Brawl Stars di Atleta League. Siamo anche alle semifinali, quindi tra un po' inizieremo a scoprire i nomi dei team che si affronteranno domenica per la finale di Atleta League, più o meno dalle ore... dalle ore 18:30 live su questo canale. Follow, non perdetevi nessuna diretta. Ale, Mister DLS, farete delle challenge insieme? Chiede Killerino. Si può organizzare. Se può organizzare, risponde Ale. Se può organizzare. Sì. Altro che, cioè, challenge a vita. Non super, challenge però, a vita, quindi perdo. Possiamo organizzare durante il pre-show di domenica una partita botta secca tra voi due, giusto per umiliare Mister DLS. Per me va benissimo. Sì. Poi quando scendo in campo con Morti, se vincerò voglio la Ola. Addirittura, beh, qua partono le sfidone. Poi dimmi te quanto vuoi, però non ci sente nessuno. Cioè, dici quello che vuoi. Regia, stacca. Stacca. FBI, open up! Ci stanno tracciando. No, comunque, Mister, sarà sicuramente un'altra stigmate che ti attaccheranno addosso le tue amichette quando scaglierai contro Alessandra. Giustamente Bomber vuole sottolineare l'accento, la calata romana di Ale, che va perfezionata, eh. Ma io non sono romana. No, certo, chiaramente non sei romana, però ormai di adozione, quando vieni qua un po' di un po' di ripasso bisogna farlo. Giusto, dai. Sta. Sì, però esatto, come giustamente sottolinea Mattia dalla regia, una buona base ci sta. Allora, nel frattempo, mentre Giove dal coordinamento continua a seguire le semifinali che saranno sicuramente avvincenti, però non riusciamo a vederle, Giove. Non siamo in clan? Stanno solamente tardando a organizzarsi i giocatori, quello è il problema di base. Ah, ok, si stanno mettendo d'accordo. D'accordo per i ban e tutto. I ragazzi, lasciamogli il tempo necessario. Ok, Giove, però non ti preoccupare, tanto i piccoli casini, finché sono piccoli, sono gestibili, siamo qua per questo e voi siete in grado di risolvere qualsiasi problema. E... Ale, Davide, avete avuto modo di farvi un giro a Roma? Se non l'avete avuto, lo avrete sicuramente. Avete amiche o spinacine romane o romani da poter incontrare o no? O preferireste di no, perché giustamente siete professionisti, siete qua per castare, dovete essere concentrati sui game. Vabbè, sì, ce ne ho diversi, poi vabbè, le mie sorelle vivono a Roma, quindi la mattina già mi vedo con la mia famiglia che non vedo da 5 mesi. E bellissima questa cosa, bellissima. Sì, almeno siamo con questa scusa. Tutti dalle spinacine che di Ale. Però sì, ho anche amici che mi piacerebbe incontrare, ma poco tempo, si rimanda. Va bene, Atleta League, come c'è posta per te, facciamo, anzi, come esatto, caramba che sorpresa, facciamo
riunire le famiglie italiane. Esatto. Dopo tanto tempo. Invece DLS, che non ha amici né amiche, no, evidentemente. È una famiglia. Non ha nessuno ad aspettare. No. Sono stato abbandonato da piccolo. Basta. E niente. No, io vengo giù nella mia... il ritiro spirituale. Vieni in ritiro spirituale? A Roma? Sì, sì. Beh, auguri, sì, insomma. No, devo dire così, cioè non posso dire quello che vengo a fare a Roma, perché sennò capisci che... Cioè... No, a Roma vieni a castare il torneo di Brawl Stars, le finali di Brawl Stars del torneo Atleta League. Assolutamente sì. Questo, non c'è nient'altro da fare a Roma in questo periodo, diciamolo chiaramente. Tanto finché sono chiusi i pub... È tutto chiuso. Ci sta solo da castare. Killerino, esatto. Nel frattempo chiede di dove siete voi a questo punto, visto che siamo entrati in un contesto di territoriale. Io sono abruzzese, ma vivo vicino Bologna da 3 anni. Mister DLS è di uno stato autonomo. Sì, esatto. È uno stato autonomo di Zucchina. Giusto. No, indipendente. Io vengo da quel di Bergamo. Sì, no, infatti dall'accento si sentiva che eri... Appena. Infatti. Bergamo, tifoso Atalanta? Chiedo per un amico. No, allora simpatizzo. Allora, io col calcio non è che sono uno... Calcolo che io non sono mai neanche entrato in uno stadio per quello che mi interessa del calcio. Però se devo star lì, sì, guardo il calcio, mi piacciono le partite, simpatizzo per il Milan, tipo Milan, da sempre. Però ecco, se gioca l'Atalanta, comunque, essendo la squadra della mia città, comunque la guardo con un occhio di riguardo. Attenzione, diciamo. Però sì, non sono uno che si strappa le magliette, non mi interessa. Me le strappo per altro, insomma, diciamo così. Infatti dicevo, no, Mister DLS non si strappa le magliette, questa era notizia. Invece no, hai tenuto giustamente a sottolinearlo. Non per il calcio, giustamente. E nel frattempo quindi è iniziato il game, stiamo riuscendo a vederlo. Insomma, contro Crazy Monster. Giusto, insomma, Vischio? Insomma, contro Crazy Master è una semifinale, quindi tra questi due abbiamo già il nome di una delle finaliste. Crito Ken, domani tocca Rocket League? Sì, giovedì inizierà le fasi finali di Atleta League con Rocket League e Fortnite. Amo Gas invece, Forza Atalanta e Albino Leffe. Perché sono le prime due dell'album Panini, almeno lo erano prima. Esatto. No, Atleta League comunque non porta solo Brawl Stars. Ricordiamo che ci sono tanti giochi, non sono solamente Brawl Stars, ci sono FIFA, c'è League of Legends, c'è Brawl Stars, Call of Duty... E che cosa sto dimenticando? Stai dimenticando Rocket League, stai dimenticando Brawl Stars, che stiamo... No, l'ho detto. No, non l'hai detto. Sto dimenticando Fortnite. Warzone. E FIFA, che abbiamo sia Ultimate Team che Pro Club, uno dei pochissimi tornei in Italia su Pro Club che ci sta dando un sacco di soddisfazioni. Fukuro-san chiede a Vischio tutto il suo expertise riguardo Brawl Stars. Ma per fortuna noi stasera abbiamo due caster a disposizione che hanno molto più expertise di me. Non sottovalutate Vischio. Attenzione, non sottovalutate il buon Vischio, che è sempre pronto lì a correggervi e mettervi i puntini sulle i. Perché, come disse il poeta, stronzo e pignolo. Soprattutto pignolo.
No, ovviamente il nostro nerdone di fiducia giustamente è qui ad aiutarci, a sostenerci e a sostenere anche i nostri caster durante quelle che saranno le live del torneo. Ma voi state vedendo qualche dinamica interessante in questa semifinale? Vogliamo iniziare a vedere qualche cosa, visto che probabilmente stiamo osservando i probabili finalisti, sì. Anzi, abbiamo visto un game in realtà. Abbiamo visto solo un game, adesso cerchiamo di metterli. E tra l'altro è stato anche un game abbastanza un po' così, visto anche la mappa che era... Cioè, è molto particolare la mappa che hanno giocato a Raffa Gemme, con i carretti che si muovono, è molto particolare. Perché praticamente lì... il gioco sei la tua squadra contro la squadra avversaria, contro la mappa, perché ci sono i carretti che si muovono e ti investono, esatto. E ti uccidono. È un po' tutti contro tutti. Sì, esatto. A me è sembrato di vedere un Tick sicuramente, e anche un Byron, che nella scorsa edizione era un ban globale, tra l'altro. Sì, Byron, esatto, la scorsa edizione non era usato, e che lo bannavano ogni 2x3. E che cosa è cambiato secondo te nel frattempo? Il fatto che siano stati depotenziati tutti e due, quindi adesso come ban vengono usati brawler che sono stati potenziati nel meta, e quindi si preferiscono altri ban a questi. Ah, ok, almeno vedremo altri brawler in competizione. Ma è nel frattempo, ecco normale. È quel discorso qua che, cioè, tutti i brawler inseriti, per essere anche più appetibili per tutto il pubblico, vengono messi leggermente più forti, quasi di proposito, proprio per attirare questo quando escono i brawler nuovi, come succede in molti giochi. Spesso sono rotti, come si suol dire. Che tra l'altro l'unico brawler, se non dico una cavolata, a non aver ricevuto né potenziamenti né depotenziamenti è Penny. Esatto. Ma è toccata. Di sicuro Alessandro. È più che altro perché sì, è un brawler con mortaio, e se la potenziassero farebbe dei danni da non poco. Sì, ecco. Esatto. Però è bilanciatissima. No, infatti penso il brawler più azzeccato, perché non averla mai toccata. Sì, esatto. Non quando gioca contro me. Un bersaglio sulla testa quando gioca contro Penny. Allora, nel frattempo si è concluso. Sì, hanno vinto questo. Si è concluso il primo game. E Killerino nel frattempo vi chiede. Secondo voi Brawl Stars è cambiato molto rispetto all'anno scorso? In caso, quanto è cambiato? Secondo me sì, tanto. Hanno introdotto nuove cose, hanno fatto dei cambiamenti all'interno dell'applicazione, dal pass ai gadget, quindi un nuovo tasto sullo schermo, a nuove modalità, ne hanno sostituite delle altre. Ci sono stati dei cambiamenti, assolutamente. Ma in meglio o in peggio, secondo voi, Davide? Meglio, hanno aggiunto qualcosa da sempre di più al gioco. Guarda, per come lo gioco io, mi hanno aggiunto le reazioni, sono contentissimo, perché le poche volte che vinco spinno e metto la reazione col cuore, io sono felice, quindi penso le reazioni no, vabbè, io faccio rido e scherzo, però come diceva Alessandra, è un gioco secondo me in continua evoluzione. Cioè, magari sembra continuamente fermo, tra virgolette, per il discorso che sembra che mettono sempre solo il pass, aggiungono questo, aggiungono quello, sembra un discorso lineare, ma solo anche l'implemento di questa nuova modalità che è Lega delle Stelle, adesso è molto acerba, ma un potenziale davvero davvero molto molto alto. Sì, è da sistemare questa nuova modalità, sì. Però sì, ha del potenziale assurdo, molto bella. Spiegatemela come se avessi 7 anni e voi foste Piero Angela. Ok, allora praticamente questo gioco si basa a coppie, ok? Questa modalità invece non c'entra niente con questo discorso legato al gioco. C'è questa modalità che puoi fare sia in singolo, quindi trovi altri due randomici player, oppure la fai in squadra con i tuoi amici.
e sali di lega praticamente. Ci sono diverse leghe da bronzo, argento, oro. E poi si va più su e più su vai, più trovi gente valida con cui giocare. E poi ci sono i premi che sono, vabbè, dei punti stellari che si usano per comprare le skin. Però non è tanto quello, è proprio il fatto che rispetto al gioco dove si vincono coppe è un po' più competitivo, perché devi selezionare dei personaggi che la squadra avversaria non può utilizzare e la squadra avversaria si deve regolare anche con quello che selezioni tu di personaggio, ecco, perché i personaggi che vengono scelti da entrambe le squadre la tua squadra non può selezionarli e devi usarli per tutte le partite. È un best of three comunque, quindi è più, un po' più competitivo di quello che si gioca normalmente, ed è un bello perché è accessibile a tutti. Ok, quindi una sorta di ranking. Esatto. Giusto, ho capito bene. Ok, non basato sul numero di vittorie e basta. Va bene, non si finisce mai di imparare. Allora, ci chiede Killerino ancora se vi... No, vi manca... Non capisco. Sete di potere, vi manca sete di potere. La modalità che c'era prima della Power League. Vedi quando uno è ignorante. A me per niente proprio. Ah, perfetto. No, è più bella questa, l'evoluzione. Un po' l'evoluzione di quello che c'era prima, assolutamente migliore. Allora, poi Ale Ball Boy. No, questo è, aspetta, questo è complicato, ci devo arrivare. Bolbo Boy. E... Giove, dimmi, scusami. No, ah, okay. Stiamo andando a vedere il secondo game, se non sbaglio, della partita di prima. Secondo game di Inzomma versus Crazy Master. Ok, perfetto. E dicevo, Ale, Bolbo Boy si chiede se tu ti ricordi di lui. È Roxxon, avete giocato una partita in Lega delle Stelle, tu eri Sandy. Sì, diciamo che è come dirmi ti ricordi quella volta che ci siamo visti a Roma nel 2006. Esatto. Oh, ma anche tu sei di Roma, lo conosci Francesco? Esatto, un po' così. Se dicessi di sì mentirei, ecco, non mi ricordo, ma avrò giocato poi 3 mesi fa, quindi mi riesce difficile ricordare. Comunque è stato un piacere. Sicuramente è stato un piacere anche per Bolbo Boy, lui se lo ricorda. E... è tornato un nostro amico, ciao Franci. È sempre bello poter pronunciare giustamente il tuo nick. Allora, nel frattempo si stanno organizzando, immagino, i player per il terzo game. E cerchiamo di andare a conoscere appunto i nomi dei team finalisti di questo torneo. Roxxon bullizzato. Chi è Roxxon? Povero Roxxon. No, non è colpa di Ale, giustamente. Semmai sono io, Ale si dissocia. Semmai io mi prendo tutta la responsabilità di quello che avviene qua dentro. Perdonatemi, ragazzi, non ricordo tutte le persone che mi chiaramente, no, sarebbe impensabile. Killerino ci dice: io ho ricreato tramite il Mapmaker il mondo e l'Italia su Brawl Stars. Addirittura. Killerino ha fatto... Sì, è vero, perché hanno aggiunto anche questa cosa del Mapmaker, che puoi creare le mappe. Ok. E puoi creare le mappe, e quindi si sono rivelati dei veri artisti, hanno creato davvero delle belle cose con le mappe, con i colori. Sì, lui ha rifatto il mondo, l'Italia, bellissimo. Cioè, un vero artista. Ma sono giocabili queste mappe, poi? Certo, sì. Ah, fighissimo, quindi possiamo... Vogliamo vederle. Diciamo che sono più belle ovviamente da vedere che da giocare, perché quando tu le vedi dall'alto, i colori fanno l'immagine insieme. Quando tu le giochi sembrano cose quasi sconnesse.
Ah, ok, chiaramente, perché poi giocandole hai la visuale del esatto, gioco. Esatto, in prima persona. Ma io vedendo queste partite sto notando che c'è un team che praticamente o si è arreso sì. O... Sì, ecco, o si è arreso. Vabbè, adesso sì, perché qua devi prendere la percentuale. No, ma è il secondo game che capita lo stesso. Non capisco se è successo qualcosa o... Può essere o l'hanno lasciata vinta. Chiediamo al coordinamento, ma a quanto pare neanche loro sanno rispondere per adesso. No, perché in due partite, sia quella precedente che questa che abbiamo appena visto, mm-hmm. il team, adesso io non mi ricordo il nome del team, ma erano palesemente in spin e quindi stavano spinando, stavano proprio giocando. Ah, ok. Ma può essere che qualcuno laggasse, non so. Esatto, volevo capire se era un problema di lag e dovevano ripartire o era una tipo resa e hanno fatto vincere l'altro team. Ma mi sembra strano che ti arrendi in semifinale, cioè nel senso, almeno te la giochi. In effetti, ma abbiamo, non vi preoccupare perché abbiamo admin, moderatori, coordinamento pronti a verificare tutto. Ah, ma sappiamo il perché, Giove? Così. Va bene. Cosa? Allora, che non ho sentito. Spiace. Allora, spiace, però a quanto pare i Crazy Master hanno deciso di surrendare perché è troppo tardi e non possono continuare a giocare. Io non ho neanche un orologio, il che mi fa sentire mezzo nudo. Le 11 però, che ore sono? Sono le 11. Le 11. Va bene. Insomma, però... un iPhone 12 per le 11 io me la sarei giocata. Sì, anch'io sinceramente, però evidentemente non è così per tutti. Pena, diciamo, sai com'è. Sì, no, spiace più che altro perché erano arrivati in semifinale dopo un percorso lungo e faticoso, arrendersi così un po' dispiace. Chissà che non si... No, ma il punto che non capisco perché erano partite che comunque, cioè, hanno spinnato e il tempo di star lì a spinnare o il tempo che potevano giocare era uguale. Perché esatto, non è tipo football che finiva. A quel punto piuttosto... Vale la pena giocarsela. Esatto. Vediamo dal coordinamento. Stanno provando a mettersi in... quindi praticamente abbiamo già l'accoppiata delle finali di domenica. E sono Ed Spolletto contro Enzomma. Hai capito, Ale? Io non mi vuoi... preferisco. Sì, i tuoi team preferiti si sono qualificati, sì, hanno fatto benissimo. Ma secondo me Crazy Master ha deciso di arrendersi anche per questo. Esatto, per facilitarmi, per aiutarti. Grazie. È stato l'hanno fatto per te. L'hanno fatto per te. Grazie, ragazzi. Proprio the best, i genitori li hanno pushati, sì, probabilmente è andato così. Li hanno pushati. Comunque, no, Giove, se riesci a metterti in contatto con loro, a sapere qualcosa di più, faccelo sapere, se no salutali da parte nostra. Noi nel frattempo intanto facciamo i complimenti agli Espolletto e agli Insomma, che si sono qualificati per le finali di Atleta League di domenica 16 maggio per quanto riguarda Brawl Stars. E se qualcuno di loro ci sta seguendo, è in chat, venite, salutateci, diamoci la buonanotte per stasera, per poi ovviamente rivederci domenica. A caldo, Ale e Davide erano due dei nomi che avevate notato già, oppure, sì, oppure sono delle sorprese? No, alcuni dei player, come ho detto prima, e ripeto anche adesso, anche io in questi due team, cioè non mi sono nuovi, quindi sono player esatto. Molto validi. Alcuni invece non li conosco, ma se sono in quel team vuol dire che sono validissimi anche loro, quindi penso che assistiamo a una bella finale domenica. Ah,
Ah, addirittura. Ah, ok, ok. Dal coordinamento ci confermano che sì, i Crazy Master sono stati stompati dai loro stessi genitori, ma è una cosa che purtroppo può capitare. La prossima volta, ragazzi, vi consigliamo, insomma, di avvertire i vostri genitori che c'è in palio un iPhone 12, magari. Esatto. Loro stessi sarebbero stati un po' più comprensivi, magari, ecco, si risparmiavano un regalo di Natale, ve lo facevamo noi. E va bene, Ale, tu anche hai notato nomi di giocatori che conosci e che ti ricordi, non come quelli che giocano con te e poi non te li ricordi? Sì, c'erano anche, come ha detto DLS, amici e persone che conosco e so di essere valide, quindi ho visto che sono passate, ero sicura quasi. Va bene, allora farà piacere rivederli in finale, farà piacere sicuramente anche sentire te che pronunci i loro nomi in maniera corretta. No, Franci, non sono 12 iPhone, è un iPhone 12 ogni membro del team che vincerà la finale. Domenica sapremo chi sarà tra gli Espolletto e gli Insomma da giudicarsi l'iPhone 12 e la gift card Apple Store o Play Store, dipenderà dalle vostre scelte, da ben 100 euro, e invece chi sarà il secondo che comunque si aggiudica cuffie Alienware wireless e il buono da 100 euro in gift card Apple o Google Store. Non vedo l'ora di vedere Ale e Mr. DLS accastare in live, dice Killerino. E noi non possiamo fare a meno di unirsi a lui. Ale e Davide, non vediamo veramente l'ora di avervi qua fisicamente a questo tavolo, davanti a Mattia, davanti a Nicolò, davanti ad Andrea in regia, che nel frattempo saluto. Ne approfitto per salutare Giove e tutti gli admin dall'altra parte al coordinamento che ci hanno dato una mano stasera, siete stati veramente dei grandi come al solito. Dondo, gli altri premi sono fino all'ottavo posto, sempre gift card. Ale, Davide, lascio a voi l'ultima parola, se volete, per salutare le vostre spinacine e le vostre amiche. Ciao ragazzi, ci vediamo domenica alle 18, che molti chiedevano l'ora. Alle 18 vi aspettiamo sul canale dell'Atleta League, e che vinca il migliore. Davide, saluta le amiche, che sennò soffendono, sai che poi li trattano male. Preparatevi perché qua si vedranno belle partite. Tutti presenti, lasciate il follow, mi raccomando, a Atleta League, che ci beccate là. Io ricordo a tutti brevemente che giovedì inizieremo dalle 18:30 con il pre-show di Atleta League, in cui riassumeremo un po' tutto quello che è successo e vi anticiperemo quello che succederà nei giorni successivi. Giovedì si inizia da Fortnite e Rocket League, la grande novità di questa seconda edizione. Poi venerdì con Warzone, sabato con FIFA Ultimate Team e Pro Club, domenica poi con League of Legends e i nostri due caster di Brawl Stars ad attendervi per le finalissime. Io vi ringrazio, ragazzi, siete stati veramente gentilissimi come al solito, e ci avete fatto tagliare veramente per anticipare ad Ale un altro termine romano che andremo a aggiungere al suo vocabolario, ma hai fatto tagliare. Va bene. E, abbiamo ringraziato tutti, giusto? Mi manca qualcuno, Vischio?
No, non ti manca nessuno. Manca la regia, perdonami. La regia, non abbiamo salutato. Abbiamo ringraziato Mattia che tutto vede e tutto tocca. Facciamo l'in bocca al lupo a Dez Polletto e gli insomma che vedremo domenica. Io ragazzi vi saluto tutti. E ringraziamo anche Nicolò, cioè cavolo che ci ha tenuto in piedi tutta sta live, no? Ringraziamo Nicolò, il notaio che ci assiste e ci tiene. Nicolò è colui che fa funzionare le cose, è quello il suo ruolo in azienda proprio. Funzionatore di cose. Va bene, Davide, che cosa stai guardando? Le amiche? Io? Sto guardando perché ho lo schermo qua e quindi poi vi faccio vedere il mio profilo. Ah, ok. Avrà 50 schermi. È il profilo migliore. Va bene, di va solito bene. Solito rimorchio con questo profilo, quindi mi metto sempre così. Un po' più snella. Tattiche studiate e ristudiate, hai fatto bene a dircelo perché così sistemiamo le luci, le inquadrature te le facciamo a modino. No, se volete far bella figura allora spegnete le luci, fatemi castare al buio. No, vabbè, non ti voler così male. Poi no, ci sarebbe sicuramente qualcuno che direbbe che la tua faccia era meglio della voce. E quindi comunque staremo punto a capo. Quindi ti illumineremo bene, dai. Va bene ragazzi, abbiamo esaurito un po' il tempo a nostra disposizione, un po' le forze, un po' le stupidate da dirci. E abbiamo scoperto quello che volevamo scoprire, ovvero i finalisti di Atleta League. A me non resta che augurarvi una buona notte, un in bocca al lupo ai team che si sfideranno e ringraziare ancora una volta i nostri caster e dargli appuntamento domenica qui a Roma nella nostra redazione. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook, i link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!